Buongiorno a tutti. Qui ho messo a bagno tre pantaloni di Maurizio che sono sporchissimi e ho messo il detersivo in polvere perché veramente sono molto molto sporchi. Quindi farò prima questo lavaggio e poi ne farò un altro perché sono proprio sporchi sporchi di grasso. Infatti ho messo anche un po' di detersivo piatti. Mentre qui ci sono tutti i panni. Eccoli, questi che ho fatto un po' ieri, qualche lavatrice e a mano, ieri mi sembra che non ho fatto niente, ho un lavaggio solo. Oggi la giornata è così, ora sono le 6:30, infatti si vede qualcosa perché prima non si vedeva niente. No, oggi è bella giornata, eccolo lì, è bello. Bello, bello. Bene, e qui ci sono anche altri panni stesi su questo stenditoio. Tutto pieno fuori e tutto pieno dentro. Infatti questi li ho messi ieri ma non si sono asciugati. Va bene, dai. Ora c'è Marco che si sta preparando per andare a scuola. Ecco. Ah, che bello. Mi piacciono tanto i colori della mattina. Ah, tutti gli uccellini, guanti! Ammappa, guanti! Vengono a mangiarsi le olive. Ecco qui gli yogurt, si sono raffreddati e ora le vado a mettere in frigorifero. Li ho tolti dalla macchinetta circa un'oretta fa. Ora sono freddi e li posso andare a mettere in frigorifero. Così almeno per 3-4 giorni li abbiamo. Ed ecco altri panni da stendere, che col fatto che sono rimasta un po' indietro, devo recuperare. Che poi ho panni dentro, i stenditoi, ecco, questi adesso saranno tutti pieni, e poi ho panni anche fuori, quindi non solo dentro. Infatti ho lasciato la finestra aperta. Che non c'è la zanzariera qui. Comunque ancora ci sono zanzare. Prima in cucina c'erano due zanzare. Mamma mia, ancora girano. Perché fa caldo. Per quello ancora girano. Speriamo che fuori si asciugano un po' i panni. Col fatto che sono belle giornate, magari si asciugano. Perché qui c'ho proprio l'accumulo di panni. Ed ecco che sto accompagnando Ciao. Valentina al lavoro. Dopo aver accompagnato Valentina al lavoro, mi sono fermata un attimo alla Conad a prendere giusto due cose. Allora, ho preso queste clementine, questa è la confezione, mi sembra da 1 chilo o 1 chilo e mezzo, ma forse 1 chilo. Queste clementine, poi un cavolfiore, eccolo,
delle carote, queste qui sono un chilo, sì, un chilo di carotine, terre del Lazio, queste sono del Lazio, poi un sacchetto di patate da 1,5 kg, una cioccolata, questa qui bianca, e due tavolette di cioccolato fondente al 72%. E i miei amati datteri, che io la mattina due datteri, tre li mangio sempre. E questa è tutta la spesina, perché poi con queste qua, con questo cioccolato qui e questo bianco, vorrei fare dei biscottini. Ed ecco che ho messo su il pranzetto di mia sorella. Allora abbiamo carne di vitello, pomodorini, fagiolini, carote e cipolla. A lei piace tantissimo fare, ecco, diciamo tipo il macinato così con tutte queste verdurelle, mi piace proprio tanto. E quindi oggi lei ha questo. Io adesso lo faccio cuocere proprio piano piano, adesso lo faccio un po' soffriggere 5 minuti, poi metto un po' di vino bianco, dopodiché ci metto l'acqua e lo metto proprio a fuoco lento, quindi ecco, fa quelle 3 ore di cottura proprio piano piano piano. E viene buonissimo, perché lei infatti mi dice quanto è buono, mi piace tanto. Ed eccomi a riuscire un'altra volta. Oggi sto facendo dentro e fuori veramente. Prima Marco, poi Valentina. Poi adesso devo riuscire, poi oggi pomeriggio con mia sorella, sto facendo dentro e fuori. Ed eccomi arrivata alla posta. Ho parcheggiato, ora vado e pago queste due bollette. Certo, quando faccio dentro e fuori, cioè che esco di continuo da casa, mamma mia, sarà che io sto molto in casa, quindi di quando esco è un po' uno strazio, perché poi non si riesce a fare granché. Prima accompagna Marco e poi Valentina, adesso vai alla posta, poi oggi devo uscire con mia sorella, dobbiamo andare dal dottore, quindi ecco, è sempre dentro e fuori, mamma mia. Vabbè, dai, adesso vado a pagare queste due bollette. Speriamo che alla posta non c'è tanta gente. Ed ecco qui, questo è l'ingrediente per il nostro pranzetto di oggi, le carotine. Allora, ho messo due cipolline e poi un bel po' di carotine. Ora ci vado a mettere un po' di olio, faccio soffriggere un pochino e poi ci metto un po' di vino bianco, però dopo faccio giusto 5 minuti a soffriggere piano piano. Ho messo anche un po' di prezzemolino, eccolo, e ora vado a mettere un pochino di vino bianco. Ecco, giusto un goccetto così. Faccio andare un altro po', ci metto proprio un pochino d'acqua, ma poca. Adesso faccio evaporare il vino e dopo ci metto proprio un goccino d'acqua, giusto 2 dita. Una volta pronte le mie carotine, le vado a mettere in questo bicchiere. Infatti stavo combinando un macello, mi stava cadendo tutto l'olio. Va bene, dai, non è successo niente, vado subito a pulire perché io appena sporco pulisco subito. Poi vado a mettere la panna, questa è quella senza lattosio, quella piccolina dell'Eurospin, e devo dire che mi trovo bene perché sono comode queste confezioni piccole. Poi vado a mettere un cucchiaino di sale e le mandorle, queste le ho prese alla Conad e sono veramente buonissime, io le mangio anche così come frutta secca, veramente è buona, è ottima. E dopo vado appunto con il mixer a frullare il tutto. Ed ecco qua che l'ho messa in padella. Poi ci metterò un po' di acqua della pasta, perché ho cucinato le carote, però mi sono allontanata e si era asciugato tanto, non mi è rimasta un po' di acquetta delle carote. Comunque poi vado a mettere un po' di acqua della pasta, perché mi piaceva che veniva un po' più cremosa, però va bene. Ci mettiamo l'acqua dopo. Però l'ho assaggiata, è buonissima, proprio un buon sapore. E mentre io lavo i panni, qui c'è Nerino insieme a me. Bravo, mettiti seduto, Nerino. Nerino, Nerino! Che buffetto che sei con quella faccetta, è vero?
È vero? Ma che hai occhi da sonno? Hai occhi da sonno? Nerino! Che carino che sei! Vabbè, dai, stai con me a farmi compagnia mentre lavo i panni, dai. Adesso queste magliette di Maurizio le sciacquo, faccio solo uno sciacquo e poi le metto in lavatrice che finiscono i due sciacqui e la centrifuga, così non perdo tempo io a sciacquare. Le do giusto la prima sciacquatina e poi le altre due in lavatrice con la centrifuga. Perché è vero che è bella giornata anche ieri, ma i panni non si asciugano facilmente, neanche fuori. Il sole non è più proprio caldo caldo. Ora metto i risciacqui e l'ammorbidente. E ora vi faccio vedere le nostre piantine. Qui l'erba sarebbe da tagliare, vedete che è alta qui in giardino. È abbastanza alta, eh? Sicuramente questo fine settimana si taglierà l'erba. Guardate lì quanti fiorellini. Guardate quanti, mamma mia! Proprio tanti. Ma poi sono carini, eh? Sono proprio carini. Ok, andiamo a vedere qui che ha messo Claudio. Allora, qui ieri ha messo le piantine di finocchio. Ne ha messe, ecco, quattro. Quattro piantine di finocchio. E qui ci sono le altre. Eccole là. Queste sono già grandicelle. Qui poi vengono le galline. Mamma mia, dico, le galline sono tremende perché dico lasciate in pace queste povere pianticelle. Niente, se le vogliono mangiare. Infatti guardate questa. L'hanno tutta spizzicata, le stanno spizzicando. Pure quella, salgono sopra i vasi e le spizzicano. Ecco, e poi ho messo queste altre piantine. Mannaggia, speriamo che non se le mangiano. Invece qui, queste adesso sono da annaffiare, ha messo le punterelle. Queste sono le punterelle, ne ha messo due su ogni vaso, però questi vasi sono grandi, quindi vanno bene due. E niente, queste sono da annaffiare dopo. E lì ci sono i cavolfiori. Mi sembra che questo è il cavolfiore, sì, se non sbaglio. Ah, mi sembra di sì. Infatti abbiamo messo sta rete, ma niente, le galline salgono e spizzicano tutto. Bisognerebbe fare proprio una cosa recintata, dove non farle andare, vero Nerino? Eh? Perché poi con Maurizio pensavamo di fare una serra qui, una piccola serra. Però vabbè, questo è un progetto che faremo. Forse questa primavera, ora vediamo. Però ci piaceva metterlo qui, che sta proprio vicino casa. Così da casa, qui. Vieni, Nerino? Nerino, vieni? Andiamo, dai, che dobbiamo andare a mangiare, su. Vieni, andiamo, andiamo. Andiamo a mangiare, vieni. Andiamo, vuoi far vedere le piante anche tu? Dai, vieni. Dove stai? Ah, beh, andiamo a mangiare, vieni. Vieni, Neri. Dove stanno i tuoi colleghi? Eh? Dove stanno i colleghi? Grigio e Caino, dove sono, Neri? Li hai visti? Quelli se ne sono andati in giro, vero? Eh?
può giocarellare, e se giocarellone, e se giocarellone. Vieni, andiamo a mangiare, vieni che bolle l'acqua, vieni, andiamo a buttare la pasta. Vieni, Nerino, vieni, vieni, dai, andiamo a mangiare, Nerino, Nerino, vieni. Andiamo, andiamo a mangiare. Ed ecco che ho buttato la pasta nella cremina. Ora sono andata a mettere un po' di acqua di cottura della pasta e adesso faccio insaporire tutto. Che buon profumino. Deve essere buona questa pasta. Con le carote non l'ho mai fatta. Che buon profumino. Sembra che ci devo mettere un altro po' di acqua di cottura, perché non mi è rimasta nelle carote quando uno si allontana. Infatti quando uno sta in cucina deve stare in cucina, c'è poco da fare. Mi sono allontanata, eccola. Vabbè, non è successo niente, perché non è che si sono bruciate, cioè è venuta proprio una crema fitta. Invece ecco, vedete, ecco, così deve essere, proprio una cremina morbida. Un altro po' d'acqua, un altro pochino d'acqua, ecco. Ok, adesso faccio insaporire e poi vi faccio vedere il piatto finito. Ed ecco la pasta con carote finita, con crema di carote. Ora ci mettiamo un po' di parmigiano sopra, chi vuole un po' di prezzemolo fresco e via. E questo è il piattino, venuto proprio bene, bene, e soprattutto deve essere buona. Oh, meno male si sono asciugati. Che oggi era una bella giornata, anche calda, eh? Una bella giornata calda. Dopo devo uscire con mia sorella. Dobbiamo andare al dottore, il dottore devo fare almeno 2 ore di fila, perché c'è sempre un sacco di gente. Vabbè. Facciamoci sta fila. Deve dare analisi. Allora. È così. Uppala là. E sbatto perché ho paura dei cimici. Devo sempre controllarli. Anzi, questi giorni se ne stanno vedendo un po' di meno. E meno male. Tanto questi non li stiro, sono canovacci. Li piego e via. E meno male che si sono asciugati. Ok. Ok, poi questo è tutto asciutto, meno male. Che c'è, galline? Che c'è? C'è Grigi? Non ti fa niente Grigi, davvero Grigi? Mm? C'è Grigi, la gallinella fa un verso, eccolo là. Ecco Grigi, lì c'è la gallinella. No, ma Grigi è bravo, vero Grigi? Grigi, è vero che sei bravo tu? E la gallinella... Scusate, mi stavo strozzando. È la gallinella che ha paura, eh? Se no Grigi è bravo. Adesso ci ritiriamo i panni. Sembrerebbero tutti asciutti. E beh certo, quando si mettono in lavatrice si asciugano. Vabbè dai, ritiriamo tutto e mi piego la roba. Eccolo, eccolo l'altro. Nerino! Ma dove vai? Lasciate stare le galline! Finisco questi panni che ho messo in ammorbidente. Così dopo usciamo fra un'oretta e mezzo, tempo che finisco un attimo i piatti. E dove andiamo? Dobbiamo andare al dottore a fargli vedere l'analisi tua. Ah, sì. Qua l'analisi completa. Sì, l'analisi completa. Così vede un attimo. Io ho visto, sembra tutto a posto. Vabbè, tutto a posto, a parte il diabete, quello vabbè, ce lo sappiamo. Però no, altre cose, urine, io da quello che ho visto è tutto a posto. Però viene del dottore, capito? Io non è che sono un dottore. Il dottore di famiglia. Però il diabete, vabbè, quello ce l'hai. No, zootemia, vabbè. No, zootemia non ce l'hai.
No, solo il diabete. Ah, il diabete. Quello non si può fare niente, quello. Quello per la diapastiche, come sempre. Cioè dovresti mangiare poco e niente, capito? Roba dolce, non la puoi mangiare. No, roba dolce si intende pure la pasta, il pane, i carboidrati, la roba dolce. Non è che tu roba dolce sono solo i dolci, capito? Il guaio è che i carboidrati, pane, pasta, quelli là, è sempre roba carboidrata, roba dolce, diciamo, tra virgolette, capito? Non potresti mangiarne tanto. Io mangio poco e niente. No, no, poco niente no, perché cavolo, io ti cucino pure belle, bei piattini, cioè non è che mangi poco niente, è solo che uno deve cercare di evitare tante cose, capito? Come fai? Dici io moro di fame, non moro di fame. No, no, vabbè, poco niente no. No, 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 vedi, io ti cucino roba buona. No, nel senso che devi mangiare, diciamo, meno carboidrati. Infatti ho visto che faccio... come oggi ho visto, ti ho fatto la carne macinata, ti ho fatto, capito, roba che... Proteine, ecco, proteine. Più che altro quelle, capito? Con delle buone verdurelle. Sì, roba selezionata devi mangiare. Così mangio poco niente. No, no, stuzzichino no, no. Io sono mangiato di bocca buona. Mangiare roba di bocca buona. Bocca buona, ma tu fai 5 pasti al giorno, non è che puoi farne di più, eh. Tutti facciamo 5 pasti al giorno. Io ho capito che vuoi mangiare un po' di più, però tu mangi già belle allora devi frenare a mangiare un po' di più la pasta. Devi frenare, devi cercare di mangiare di meno. Oggi ho visto, ma come ti ho fatto, cavolo? Ma era un pentolino. Quello sì. Stai bello che a posto. No, infatti. Roba dietetica. No, no, roba dietetica no. Però roba, capito? Selezionata. Tutta sta roba qui, pomodoro. Che di serie, condannato. Sì, però adesso pomodoretti ormai non è più stagione. Io te li compro perché tu li vuoi, però non è più stagione. Però vabbè, dai, compramoli, non è un problema. Hamburger, ti piace una pasta con pomodoretti, però non è più stagione. Non posso mangiare tutti i giorni, però stare alle spese. È quello. Ecco che già carino! Nerino! Che carino! Grigio e Nerino! Sempre prima c'era! Vabbè, carino! Oggi siamo stati in Castelli! Ai Castelli Romani? Ah, no, volete a Belletri, avevo detto sulla cioè lui se non la via! A Belletri? Ah! Bello là! Castagne c'erano le castagne, signore! Ha preso le castagne? E chi ha preso lei? Sapete per strada che camminavo a fermare le castagne. Ah, però c'erano. Se vedi i ricci per strada. Ah. Se ne vengono vecchie, c'è anche una domenica, una vecchia. È vero? È chiaro.
a raccogliere due castagne. Ma non è che andavo le castagne? Andavo le castagne, andavo, no. La mia metà si è persa nel bosco, se non l'ho più vista. I lupi se l'hanno mangiata. Qualche lupo. I lupi sa... Poi qua da mangiare ce n'è, qua carne ce n'è da mangiare. Hai capito? C'erano i lupi. Ma i lupi li faccio venire qua a fare tutte queste cose, vedi come scappano. Anche alla montagna lupo. I lupi scappano qua con tutte le cose che faccio fare io qua, i lupi. Hai capito? Poracci. Poveri lupi. Fanno una brutta nomina i lupi. Poracci. È vero, Neri? Andiamo per castagne? Vuoi venire anche tu ai castelli romani? Andiamo a prendere castagne? Ma magari. Ma io ci vado. Spero che mi ci porta. Io ci vado ben volentieri a prendere castagne. Basta sapere il posto. Dove ci sono. Mi piace pure andarle a prendere. Uno passa una giornatella e ci facciamo due castagne. Ciao Gla, è tornato anche Claudio dall'università. Comunque la frittata di ieri con le carote ci è piaciuta tantissimo, molto molto buona. E anche la pasta di oggi, veramente ci è piaciuta, tranne a Marco. A Marco ho fatto due uova, perché lui le rote non le vuole vedere, peccato, perché era buonissima, però ognuno ha i suoi gusti. Ed eccoci che stiamo aspettando Valentina che esce dal lavoro. Poi la portiamo a scuola guida. E Valentina quando esce? E adesso dovrebbe uscire fra 10 minuti. 10 minuti, così la prendiamo. La portiamo a scuola guida, prendiamo Marco che avrà finito la lezione e lasciamo Valentina. Però dobbiamo aspettare ore qua. No, no, 10 minuti, che 10 minuti esce, tranquilla. Aspettiamo con la santa pazienza. Che ce l'ha? Perché ce l'ha? Siamo tremendi. Come diceva che ce l'ha? Appunto, che ce l'ha? Ecco che sta arrivando Marco dalla guida e Valentina sta lì. Sta entrando in macchina. Eccola. Ma è tutto caffè. Eccola va. Ma c'è anche la calma. Siccome che mi sono avanzate delle lenticchie di ieri sera ed era tardi, niente, ho rifatto riso e lenticchie, quindi il pesce come era previsto da menù lo farò domani. Pazienza, va bene, dai, tanto a noi piace riso e lenticchie, quindi le lenticchie fanno bene e ce le mangiamo, no problem. Portato altri panni da stirare, questi sono di Claudio, ho portato altri panni da stirare perché tanto ce ne avevo già pochi da stirare, quindi ne ho aggiunti un altri due. Bene, comunque io adesso vado a dormire perché sono le ore 23:30 e la giornata è finita e meno male, quindi adesso io accendo il deumidificatore perché appunto sennò qui a stanza ci sarebbe muffa dappertutto, quindi lo accendo e domani mattina appena mi alzo per le 5:40, 5:50 prendo e lo spengo e trovo proprio il contenitore pieno pieno di acqua perché qui i panni sono 3 stenditoi, 1, 2, 3 e avete visto fuori era pieno di panni, quindi
Questi qua, le magliette poi le ho messe dentro alla fine perché fuori c'erano altri panni, non è che posso. Anzi, che quelli fuori si sono asciugati. Almeno domani altre lavatrici le metto fuori direttamente perché il filo è vuoto adesso. Sono belle giornate, approfitto. Bene, io a questo punto vi saluto. Devo salutare Monia Murani. Monia Murani, mi sono ricordata, la memoria mi ha funzionato perché dopo le 21 la memoria non mi funziona più, niente, non mi funziona proprio. Bene, quindi io saluto tutti quanti voi, grazie per la compagnia che mi avete fatto anche oggi, vi mando un bacio grande, vi auguro un buon proseguimento di settimana e sicuramente ci vedremo venerdì. Cioè, sì, perché questo qui voi lo vedrete domani, che è mercoledì. Sì, noi a questo punto ci vedremo venerdì. Sono arrivata al traguardo, sono cotta e stracotta. Bene, ciao a tutti, io vi saluto nuovamente e vado a dormire. Buonanotte per me. Ciao.